Sail GP a Taranto. The day after, facciamo un po' il bilancio del ritorno economico di questo evento. Il sindaco Melucci, il vice sindaco Manzulli hanno sparato cifre, hanno dato i numeri, è il caso di dire, ma facendo un po' un giro tra gli operatori commerciali, quello che loro hanno asserito, almeno dalle verifiche che ho fatto concretamente, queste affermazioni sono del tutto false. E allora sono con Tiziano Ricci, che è titolare della storica pizzeria Ricci, nel cuore del cuore di Taranto, nel pieno Borgo Umbertino, a Piazza Immacolata. E allora Tiziano, com'è andata questa due giorni? Cioè, come ritorno economico, tu hai avuto... Hai visto qualcosa? In tutta sincerità, nessuno vuole costringere nessuno. Io sono sempre, partiamo dal presupposto che sono sempre sincero. Sei un uomo libero. Io sono libero, non sono iscritto a nessun partito, sono una persona sincera, anche se vengo catalogato come una persona di destra. Però io devo essere obiettivo, come sono sempre stato. Io lo scorso anno sono quello che ha fatto i complimenti pubblicamente all'amministrazione comunale per il lavoro che era stato fatto con il turismo di estate, perché le navi da crociera effettivamente si erano viste. Quindi io sono molto limpido e trasparente, ma quest'anno è oggettivo, per non parlare del 6GP che... Io, se vuoi, posso farti anche un confronto di fatturati, sono per me, a me grazie a Dio sempre costanti, quindi non è che io in questi due o tre giorni ho visto un aumento, una diminuzione, zero, anzi addirittura ho contato, mi sono permesso di contare i tavoli che venivano di stranieri, forestieri e persone magari appartenenti alla stessa organizzazione. Io in totale in tre giorni, fra qualche giorno prima e ieri, ho avuto sei tavoli di persone straniere, addirittura persone di Bari che quindi non hanno neanche soggiornato, pernottato a Taranto. Quindi... Qualcuno dell'organizzazione? Sì, un tavolo dell'organizzazione. Che per forza doveva mangiare, bere e dormire. Per il resto veramente quest'anno proprio zero. Ecco, no, ma ripeto, il discorso che io più volte ho fatto, ben vengano le manifestazioni che incentivano, che fanno crescere la città, però alla fine rispetto ai 7 milioni e mezzo di euro, qui stiamo parlando di un... doveva esserci almeno un pareggio rispetto a quanto speso come entrate, così non è stato. Allora il fumo in faccia ai cittadini non ci serve, a noi ci serve una città, un borgo che sia borgo, che sia attivo tutti i giorni dell'anno. Come lo è Martina, come lo è Lecce, ma non ubriacarci con questo falso mito del 6GP. Però tu sai benissimo che a Martina, a Cisternino, Locorotondo, Alberobello, ci sono delle amministrazioni comunali che collaborano con degli organizzatori che fanno una programmazione di eventi stabile e costante tutto l'anno. Quindi è diverso da quello che si fa qua, a mio parere. Qui c'è molta estemporaneità. Per non dire superficialità e improvvisazione. Io personalmente sottolineo che, come sai benissimo, non sono un politico, non sono un professionista, non sono, i professionisti sono i nostri assessori, quindi sono loro gli addetti ai lavori. Però io sinceramente, se i numeri che sono stati dati sono quelli che tu dici, sono numeri che secondo me... Io sarei curioso di parlare con i miei colleghi. Allora, il discorso è quello... No, io ho parlato, puoi verificare chiaramente, ma la cartina al tornasole sta nella presenza di chi ha partecipato, ha visto il 6GP. Allora, sul lungomare di Taranto, e quindi si dà il caso che il turista che viene a Taranto per il 6GP viene per vedere il 6GP. Quando io mi trovo, sì e no, 500 persone, e di queste 500 persone, sì e no... Se c'erano una trentina, una quarantina di turisti, vero, vero. Turisti peraltro che erano i croceristi, quindi alla fine quando Melucci aveva sparato 50.000 presenze a Taranto, poi sono diventate 28.000, poi sono diventate 3.000, ma queste 3.000 persone dove stavano? Erano evaporate? No, ma io infatti sarei curioso proprio di confrontarmi con dei colleghi ristoratori e albergatori per vedere dove stavano queste persone, perché io personalmente non...
non le ho viste pur stando nel pieno cuore di Taranto. Non posso pensare che sono venute a Taranto e poi in occasione della gara del 6GP se ne sono scappate, non penso. No. Tu vieni a vedere il 6GP e partecipi, vedi la manifestazione, l'evento. Comunque, Tiziano, che dire, i numeri, la matematica non è un'opinione. La matematica, i dati sono questi, io sono partito da questa cifra, che è una cifra visuale. Io ti ripeto, sono disponibile addirittura a confrontare i fatturati degli anni precedenti con quelli che abbiamo fatto per dimostrare che è stato, cioè come se non ci fosse stato, né più né meno. Con un aggravante, che si sono spesi 7 milioni e mezzo di euro. Tra l'altro mi permetto perché, perdonami, se si fossero stati spesi qualche migliaia di euro, poco male. Ma sinceramente, Tiziano, c'è più gente per una processione, per la processione dei misteri. Allora, caro Melucci, caro Manzulli, investiamo magari a livello internazionale per propagandare la Settimana Santa, dico per dire, ma non per propagandare un evento di nicchia che ha una rilevanza molto, ma molto limitata, isolata e relativa. Guarda Luigi, io ti sono sincero, in questi anni non ho mai avuto il piacere di conoscere né il sindaco né l'assessore. Non si vedono mai in giro? No, io personalmente non ho mai avuto il piacere sul serio di conoscerli mai, né Manzulli né il sindaco. Però secondo me, io che sono ignorante in materia, con 7 milioni e mezzo di euro, anche se tu adesso stai in veste di giornalista da me. No. Sono un giornalista, certo. Ma sei anche un politico, sei un nostro consigliere. Sono Luigi Abbate, okay. in ogni dimensione. Secondo me con 7 milioni e mezzo di euro si sarebbe potuta fare una programmazione di eventi nella nostra città almeno per 5-6 anni. Ma anche me. Tiziano, un investire quella cifra o cifre minori per un marketing mondiale, planetario, spalmato negli anni che veramente, bello. Veramente ti dava un riscontro. Comunque, che dire Tiziano, ci aggiorniamo, magari ecco, facciamo questo confronto con le varie attività commerciali e stiamo parlando della tua attività che grazie a Dio è una tra le attività top di Taranto, non è che stiamo parlando della botteguccia, quindi stiamo parlando di un'attività storica, un'attività che peraltro si trova nel cuore di Taranto, quindi se non c'è stato qui un incremento di soggetti provenienti dal 6GP, dove stavano questi turisti? In aria? Se ne sono scappati sugli alberi di qualche pineta? Non penso. Avranno fatto un altro tipo di convenzioni da qualche altra parte, no. Sicuramente qua non si sono. Ma 500 persone erano più di... Allora, dati alla mano, è completo davvero. Avevamo 430 addetti ai lavori tra tecnici, atleti e quant'altro. Vogliamo mettere un altro centinaio, 200 turisti, 300 turisti, vogliamo esagerare, arriviamo a 600, 700. E che sono 500, 600 persone per un investimento del genere? Cosa sono? No, totalmente inesistenti, ma anche se fossero stati 1000, io personalmente, stando nel centro di Taranto, non li ho visti. Ripeto, le immagini del lungomare, quindi il tratto del lungomare, dalla rotonda al monumento al marinaio, c'erano un 200 persone sulle ringhiere, affacciate alle ringhiere. Nel tratto compreso, cosa ancora più grave, tra il monumento al marinaio e il ponte girevole davanti al castello, sì e no se stavano 100 persone, 150 persone, 200 persone, ma Tiziano, stiamo parlando del punto top di Taranto, il simbolo di Taranto qual è? Il ponte girevole, il castello, lì non c'era anima viva. E allora Manzulli, quali chiacchiere state raccontando ai cittadini? Sindaco Melucci, quali chiacchiere stai raccontando ai cittadini? Che queste sono chiacchiere e io sfido chiunque, numeri alla mano. Quindi, caro sindaco, ci sediamo a tavolino, ci andiamo a mangiare una bella pizza qui e prendiamo, caro sindaco, e mi mostri i tuoi dati e io ti mostro le immagini e mi devi spiegare dove sono scappati questi turisti, perché poi, a meno che, ripeto, tornerebbe non si fossero volatilizzati o stavano in aria o stavano sott'acqua, lì dove c'era la regata non c'erano.